Che ci hanno immediatamente colpito il cuore. È il messaggio nel quale tutti noi ci riconosciamo. È il senso e la direzione del percorso che desideriamo compiere, in un momento in cui i valori della solidarietà sono messi a dura prova da comportamenti e da impulsi egoistici. I giovani reclamano la speranza di un futuro dignitoso e con meno incertezze. In un momento così difficile in cui chi ha meno chiede attenzione e ascolto, chi soffre si aspetta sostegno e comprensione. Tutti noi abbiamo davanti un compito urgente e faticoso: far sì che nessuno rimanga indietro, nessuno rimanga solo, perché la nostra convinzione è che la solidarietà abbatte i muri di cui oggi purtroppo qualcuno ha intenzione di alzarli. Lei continuerà a dare a tutti noi più forza e ancor più coraggio. La sua presenza oggi fra noi, in occasione della festa di Sant'Antonio, conferma l'importante ruolo e l'opera della Chiesa nelle nostre comunità. La sua preghiera e la sua azione pastorale accompagnerà ancora lo slancio di tutti coloro che ogni giorno hanno scelto di testimoniare la loro fede cristiana o il loro impegno civile mettendosi materialmente al servizio di chi ha più bisogno. Carissimo Padre Arcivescovo, proprio oggi, 13 giugno, ricorre il 30° anniversario della sua ordinazione episcopale. Dio ti ha avvolto nel suo amore. Sono alcune delle parole dell'omelia dell'indimenticabile Arcivescovo Mariano Malgrassi nel giorno della sua ordinazione episcopale avvenuta il 13 giugno 1987. Ti ha avvolto nel suo amore. Queste parole richiamano non solo la fiducia del buon pastore in chi è chiamato ad essere sua immagine sacramentale, come per ogni vescovo, ma anche la consapevolezza che la comunità cristiana è sempre oggetto dell'amore da parte del buon pastore. Le giungano gli auguri più filiali e fraterni da parte della comunità gioiese, realtà che operano con amore e per amore in questa nostra amata Chiesa, perché esprimono anzitutto comunione con il Vescovo. Auguri e un abbraccio da parte di tutti noi. Permettetemi alcuni
pochi secondi Eminenza di rivolgermi a Don Andrea Favale, orgoglio e vanto della comunità gioiese, che lei ha recentemente nominato nuovo vicario episcopale del settore diaconi permanenti e ministri istituiti per la arcidiocesi, oltre che amministratore della parrocchia San Marcello in Bari, affinché il Signore possa guidarlo nella fatica del nuovo incarico sostenuto dalla parola del Vangelo. Auguri. Ma soprattutto quest'anno ricorre per Don Andrea il 25° anniversario di ordinazione sacerdotale, quindi le nozze d'argento, si dice oggi. Quindi permettetemi la mia preghiera particolare, la preghiera di tutti noi oggi, avvolga il caro Don Andrea. E grazie per le parole, anche la preghiera e l'augurio. Sant'Antonio diventi la nostra guida in questa celebrazione e anche nella nostra vita. Per sua intercessione invochiamo la misericordia del Signore.